Dov'è che sei? Ma sono qui alla spiaggia delle Fornaci di Caldee, qua. E non ti vedo, non ma ti dove vedo. Cioè, voglio dire, puttana Eva, che ero qua. Ero di lì, che stavo cari amici. Stavo contemplando il paesaggio di lì. Porco cane, siamo qua alle Fornaci di Caldee. Siamo qui alle Fornaci di Caldee. Bellissimo, perché siamo tornati alle Fornaci, nel senso sul bellissimo. No, molto cioè, bello. È da ammirare questo posto. Veramente sono rimasto stupefatto della cosa. Infatti non mi ero neanche accorto, stavo guardando di là perché mi coglie sto paesaggio, non sono mai venuto. E questo praticamente è la continuazione dell'Urbex al telefono con Mauri. Esatto, sì, è la continuazione, si continua da quindi qui. Quindi le Fornaci abbandonate di Caldee al telefono con Mauri e adesso la continuazione. Infatti è molto suggestivo, qui poi è un urbex abbastanza cioè con dentro tanta natura, sì, sì, perché fantastico. C'è questo lago stupendo, c'è, vabbè, c'è il panorama, quindi tutto da vedere. Tutto ma adesso vedere. Poi una bellissima giornata soprattutto. Adesso cari amici, prendiamoci come piace a me per così ci vedono col sole. Andiamo a farci una bella focaccia. Perfetto. Perfetto. Questa non manca mai. Cazzo, guarda che bel panorama là di montagne, con la neve. Cari amici, focacce pronte virtualmente per tutti qui e fisicamente per noi le focacce qui al De Fornaci di Caldee. Virtualmente riproponiamo la focaccia cotta nel forno delle Fornaci, il forno che cuocevano la calcina. Ecco qua. Vedete? La focaccia pronta nel forno, nella calcina delle Fornaci di Caldee, virtualmente, chiaramente. Guarda qui, bella fresca, anzi bella calda. Bella calda, eh? Ecco la nostra focaccia, cotta nel forno delle Fornaci di Caldee. Aspetta, acceso il forno. Abbiamo acceso il forno alle Fornaci di Caldee. Dai che le metto fuori, Mauri, fammi okay, vedere okay, che dai, le metto dai, fuori. Sì, mettiamole fuori, vacca miseria. È pronta, focaccia pronta alle Fornaci di Caldee. Se magna. È bella fonda questa Fornaci, si vede anche dall'altra parte, va che roba. Hai visto? Sì. Guarda il pane, presti miele. Amici, siamo riusciti a realizzare il pane, anzi la bella focaccia con le cipolle qui alla Fornaci di Caldee. Infatti, ecco. Una bella Fornaci, bella fonda, ma che roba. Guardate poi. Sopra, queste perfetto. Sono le autentiche Fornaci di Caldee. Sì. Mauri, visto che bello, ma poi è un paesaggio impagabile per quel cane. Sì. Mi viene voglia di mettermi qui tranquillo a contemplare il paesaggio. Ho trovato pure il divano qua, al lago. Bene. Fantastico, cioè, un urbex proprio, sul lago. Un urbex proprio fantastico. Sì, infatti. Fornaci di Caldee, cari amici. Carissimi amici.
andiamo, guido io. Guido io, cari amici. Mauri, dimmi. Andiamo, dove dobbiamo andare, Mauri? Ma dove te, andiamo a fare un giro a Varese città, su. Sì. Che, dove? A Varese città, in centro. Ma no, andiamo al centro commerciale, andiamo come fanno tutti. Andiamo al centro commerciale, perfetto. Ma sì, andiamo al centro commerciale. Andiamo al centro commerciale come fanno tutti, mica vanno all'urbe, cioè, bisogna andare al centro commerciale. Perfetto, io sono qua seduto dietro. Guido io, Mauri. Perfetto. Ma Mauri, io sono un neopatentato. Se faccio qualche ammaccatura all'auto... E vabbè, vedremo come combinarla. E se ammacco l'auto, se si fa qualche ammaccatura? Beh, sarebbe un peccato, però. Cerchiamo di non ammazzare. Spero di guidare, ma quello lì che prende la strada in mezzo. Cioè, io qui sono dietro, ma sono proprio... Ma è tutto curve questo. Attenzione Mauri, che è tutto curve qua. È tutto curve, tutto curve. Profumo però che c'è, Mauri? Sì, sì. Hai visto? Che bello. Come mai profuma l'auto, Mauri? Sì, profuma perché ci sono tutte queste decorazioni come di fiori. No, Mauri, profuma perché ho messo l'arbre magico. L'arbre magico, è vero? Ho messo pensavo il berello magico per gli odori. Per gli odori. È cresciuto un pochino, era la misura Mazzi. Mazzi misura, sì, l'ho che se ci si qualcosa. Però funziona. Senza ammaccare l'auto al centro commerciale. Adesso bellissimo. Parcheggiamo tutti vogliono andare al centro commerciale. Parcheggiamo la nostra limousine, Dio. Sì, la limousine la parcheggio bene, Mauri. Ragazzi. Oh, hai visto? Non sono riuscito a fare una ammaccatura. C'è ancora un po' di batteria qui, perfetto. Prendici, Mauri, del nostro Arbel Magique. Prendici, Mauri. Dell'arba magica. Sì, perfetto, perfetto ragazzi. Niente. Che ne dici dell'arba magica? Formato Mazzi, questo qui, qualsiasi odore, anche di mucca, lo toglie. Comunque niente, abbiamo ovviamente scherzato un po' su queste... Certo. Però ne vale la pena, guardate qui che belle strutture. Queste sono... Ah ecco, accompagno un attimo a vedere il resto delle strutture. Sì, sì, intanto sono qui, aspettate un attimo che vi seguo Gennaro. Sì, sì, ti seguo, dai. Un attimino tanto, vediamo varie strutture. Ma che bel murales questo qua. Sì. Però c'è sempre questo maledetto sole che picchia dentro qui. Ci sono varie strutture, è metto così. Mauri, inquadrami qua, qui. Perfetto, allegria. Abbiamo tra le varie strutture anche Gennaro Gelmini. E adesso, qua, comunque... Guarda qui che bello qua, questo cunicolo qui, non so che cos'è. Incredibile, io prendo sopra qua. Che cosa sia qua. Salto su di qua.
Le strutture interne. Un forno. Questo è un forno. Un forno lungo. La riprendo io. Un forno bello lungo. Un forno. Bello tosto, ma che bello. Sai che cosa ci cuocevano qui? È sempre la calce. Guarda lì la 500 lì, tutta sterenata. Un forno lungo. L'hanno buttata in qua, non l'hanno decorata però. Beh, ma questo è proprio un catorcio. Guarda qui, guarda qui, guarda qui. Sempre al Bel Lago Maggiore. Eh sì, bei murales, Mauri. Ah beh, ma qui è un po'... beh, per quel che può essere. Beh, ci sono pieni di grotte, gallerie, qui comunque... Qua tutti i buchi che ci sono in acqua. Sì. I buchi dei camini delle fornaci. Ma lei sa che li hanno tolti i camini qua, perché c'erano, se stavano lì vuol dire che li hanno tolti i camini. Praticamente, evidentemente, quelli sono crollati, non hanno tenuto il tempo. C'erano due buchi, vuol dire che non sono camini. Sì, mi riprendi al lago. Ok, perfetto. Gennaro va fuori. Benissimo, cari amici. Adesso continuiamo. Se vuoi, Mauri, sì. Posiziona qua e diciamo. No. Volevo vedere magari di andare più vicino al lago. Ma di qua, perché sennò fa troppa luce. Attento Gennaro! Ma fa niente. Meno male che c'ero. Mauri, stavo registrando. Vieni di qua che vedo se si vede. Che roba. Sì. Mauri, salutiamo. Salutiamo e. Diciamo adesso dove andiamo. Adesso, vieni qua, continueremo con le nostre strutture. Quindi abbiamo visto le prime strutture. E vedremo anche le altre. Adesso continueremo il nostro viaggio. E guarda Mauri, troppo bello, no? Che bello, il lago. Qua è una cosa stupenda. È un posto fantastico. Simpatico, ma che roba. Eccomi Gennaro! Eccoci cari amici delle Fornaci di Caldè, qui alle auto artisticamente decorate. Qui alle Fornaci dove prima abbiamo fatto la scenetta. Di qua. Poi c'è la parte del pontile, la parte col pontile, la parte con le fornaci su, e qua appunto la parte dentro. Con l'auto con l'arbre magique. Adesso vi mostriamo un pochino dentro i forni della calce, gli antichi forni della calce. Okay. Bene Mauri, facciamo vedere quanto possibile. Okay. Ecco, adesso andiamo verso i forni della calce. Di qua attenzione, è proprio
Siamo attenti che dicevo, ecco che si appiccica qui. Qua i forni, vari forni. Comunque interessante. Qui è buio però, Sì, sì. Dobbiamo. Non fa niente, vedo io cosa si può fare. Minchia, non si vede qua niente. Vari forni della calce. Qui un po' buio. Devo accendere la videocamera allora. Però magari riesco a passare per la grotta. Ecco, cari amici. La grotta nel senso è una fornace interna, Una fornace interna. Attenzione Mauri. È una fornace interna. Adesso, stando attento per terra, andiamo alla fornace interna. Allumina lì attento. Qualcosa di incredibile. La fornace interna. Cari amici, questa? La fornace interna. Ci siamo riusciti. Qua stiamo proprio dentro assolutamente. Mauri, aspetta, dammi la luce che... Incredibile Mauri, Quella lì c'è un altro coso di sbocco. Sì, sì. Anche lì cuocevano la calcina. Ma che roba, che storico. E queste qui si E qua? Sì, ma sopra non c'è niente. No, beh, ma là non in pratica. Questo cade in aspetta. Qua è crollato tutto, questo è il fatto. Non si riesce perché è crollato tutto. Comunque siamo sempre qua all'Urbex delle fornaci di Caldè, Castelveccana. Siamo proprio nelle grotte, Mauri, Sì. Incredibile. Incredibile, sì, in effetti siamo entrati in una delle grotte. Agli uffici della Pesa che pesavano i camion della calce. Qua le fornaci di Caldè, Castelveccana, 16 novembre 2017. Bene, qua varie cose, un bagno addirittura. Abbiamo varie stanzette. Minchia che brutto quel coso lì. Ebbè. Io l'hanno murata. Anche qua addirittura si può uscire. Il giardino. E poi di là bellissimo perché c'è il. C'è un panorama stupendo. E abbiamo. I monti con un panorama stupendo. Siamo al tramonto. E quasi quasi posizioniamo e tieni filmiamo. Ecco. Allora, devo riuscire a metterla che si veda qualcosa. Oh, bene Mauri, bene così. Bene così, ecco, allora così, benissimo. Si riesce? Sì, però mi piaceva farlo vedere anche, da più lontano, ecco. Che bello, l'acqua come sbatte. Che bello fiscio dell'acqua. Cari amici, anche qua dal balconcino dove si prendeva il caffè, la sigarettina e si viveva la vita, e si calcolava la calce con i camion. E, insomma, molto bello. Sì, infatti, bellissimo. Fa benissimo. Anche da più vicino. Che bello qua,
Ecco così. Mauri, vediamo se così ti riprende bene, no? Un po' più in là. Ecco, perfetto. E caramente siamo qua. Ma è troppo bello, ma. Sì, no, è bello, bello. Cioè, bello. Allora il punto, siamo nell'urbex, dopo una certa ora chiaramente viene buio e dovremmo andare. Però sapere che dei posti così fantastici, così belli, vorrebbe proprio voglio, ma adesso ci andremo al bar a farci un cafferino, sì, una sì, sigaretta, sì. No, non fumiamo. Però sì. Qua era il praticamente il balconcino apposito per potersi fare una sigarettina e bere un caffè. Panoramico. Veramente, panoramico stupendo. Basta. Basta così. Che brutto. Oggi è la giornata allegria proprio. Cari amici, potremmo dire di essere in Groenlandia e ci crederebbero. Nei fiordi della Groenlandia. Certo Mauri, adesso ci vorranno tutte le foto. Troppo bello il panorama. Qui alle fornaci di Caldè, proprio alle fornaci. Mauri, bellissimo, no, qua? Sì, sì, molto bello, molto bello. Infatti adesso abbiamo quasi terminato, si può dire, siamo al tramonto, come vedete, stiamo uscendo, perché viene buio presto, d'inverno. Bene. E niente, insomma, adesso cerchiamo di avviarci pian piano. Qua è una bella spiaggetta, c'è un bel panorama da qui. Mannaggia. È proprio bello, cari amici, ma adesso bisogna andare, è troppo bello questo posto. Perfetto. Niente, allora un grande salutone e al prossimo Urbez. Un like, ciao a tutti. La scala che non è quella di Milano, però è sempre una scala. Andiamo. Un po' di rovi. Mannaggia. I buchi. Attenzione, beh, c'è qualche buco. Prendiamo la scala. Saluto da sopra, dai. Ti ho ripreso. Un bel. Cari amici, quante cose belle c'erano un tempo, ai tempi del lavoro. Adesso vi faccio vedere da su. Cari amici, allegria. Qua è un po' più difficoltoso, cari amici, allegria, però attenzione a non cadere di sotto. Veramente, perché è facile cadere di sotto. Bene, eccoci. Bene, anche qua bisogna stare proprio attenti. Bene, qua c'è anche un bel murale. Facciamoci da subito. Guardate che bello, le fornaci. Adesso, guardate. Ok. Cari amici, si continua. Andiamo ancora dove ci manca da farvi vedere, cari amici. Sì, la camminata, siamo su questa camminata qui stupenda, che c'è un panorama mozzafiato. Guardate il tramonto, un bel panorama. Incredibile come è posto questo. Veramente.
Non prendevo mai, giuro, con gli amici, non prendevo mai. Guardate, cari amici. Molto bello. Guardate. In effetti, questa è l'altra camminata che facciamo. Faccio un piccolo panorama qui. La struttura. Ancora dal Lago Maggiore, le fornaci di Caldea, possiamo visitare adesso l'ultima struttura. Andiamo, è davanti qui, davanti a noi. Il tetto. E ancora le parti con le fornaci, con dei contenitori di metallo. Sì, sono dei cilindri di metallo. Ebbene, vedete le cose belle del lavoro. Tetto un po' sfondato, c'è ancora una luce che penzola. E cari amici, continuiamo anche dall'altra parte con altri forni, altri camini. Venite con noi. Abbiamo ancora da farvi vedere una parte con i camini. Qui sempre alle fornaci di Caldè, Castelvecchiana, provincia di Varese. Sul Lago Maggiore. Ed ecco gli altri forni. Senti, senti, si sente proprio parlare. Che ne dice? Che ne dite, cari amici? Col forni su e sono le fornaci, con le fornaci sopra, qua le fornaci di Caldea Castelvecchiana. Oggi è il 16 novembre 2017, un giovedì. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri, ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati anche qui e niente, questo urbez è, si può dire, quasi terminato, a parte qualche piccolo ancora video che dobbiamo fare. Questa era l'ultima struttura che potevamo visitare, adesso ci rechiamo a vedere magari se c'è ancora qualche cosa, ma penso che avremo girato quasi tutto, magari quello che abbiamo tralasciato. Sì, all'inizio. Certo. Niente. Bene. Qua le fornaci. Le fornaci al nostro bellissimo Lago Maggiore. Fino ai monti lassù. Mauri, allora salutiamo il nostro pubblico, eh? Sì, io sono qui, ho fatto ancora un ultimo sguardo a questo bellissimo posto. E magari posizioniamo la videocamera qui. Chissà se regge. Spero che non cazzi giù perché è in posizione precaria. Cari amici, non riuscireste a immaginare. Vieni più vicino, Mauro. Dove l'abbiamo messa la videocamera? Okay. Allora vengo a fianco a te. Cari amici, più vicino magari. Okay. Cari amici, dalle fornaci di Caldea, mettete un bel like, Gennaro Gelmini, youtuber Mauro, Ubert Movis.
e Mauri Cannel. Ciao a tutti, vi aspettiamo 16... nel nostro canale, iscrivetevi se volete, fate un like, 16 novembre 2017. Ciao ciao. Dalla bella Betulla, ho messo la macchinetta qua e guardate che bello sul lago, guardate che bello. E cari amici, anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Le... E praticamente siamo riusciti anche nell'Urbex delle fornaci di Caldè, le fornaci abbandonate di Caldè. È stato un bellissimo Urbex questo, molto tranquillo. Anche... Un Urbex di lavoro, un Urbex sul lago. Particolarmente interessante. Sì, no, molto anche rilassante perché c'è il lago, c'erano le spiaggette, quindi forse meno tensione del luogo chiuso, sì, perché questo luogo aperto però molto interessante su tante cose, quindi sulle fornaci, sul lago, sulla struttura in generale. Sì, ti è piaciuto particolarmente. Sì, mi è piaciuto. Poi giornata naturalmente bellissima perché non sarebbe stato possibile. Sì, allora un 16 novembre fantastico. Quasi primavera. Quindi... Fantastico, sì. Allora è autunno, potremmo dire quasi che primavera. Sì, oggi è stata una bella... È un autunno veramente bello. Sono quelle giornate che bisogna prenderle. Sì, prenderle. Cioè, ci sono queste giornate, no? Non è che piove sempre. Ci sono queste bellissime giornate... Bisogna prendere proprio quel giorno lì, partiamo. Sì, difatti perché... con Mauri abbiamo detto, bene, 16 novembre, giovedì 2017, 16 novembre, si parte. Si parte, si prende, si parte. Faceva un po' freddo stamattina, sì, siamo partiti lo stesso. Ma è normale, però poi durante il giorno il sole picchiava, era anche gradevole stare sulla spiaggia, sul molo, sul porticciolo. Sì, quindi è stato anche un Urbex tranquillo sotto certi aspetti, senza grossi intoppi o problemi vari. Sì, che può creare. Anzi, anche un posto ci siamo mangiati pure una focaccia con le cipolle. Sì, tranquilli, lì sul lungo la vista del lungo lago. Praticamente, vieni pure qua, Mauri. Abbiamo preso il treno, Mauri è venuto da Milano verso Varese. Varese. Sono saltato su io sul treno e abbiamo continuato per l'Aveno Mombello. L'Aveno Mombello si cambia ferrovia, noi abbiamo preso comunque i pullman, poi adesso torneremo col pullman della ferrovia. C'è una ferrovia qua, sì. E quindi si può venire a Caldè dall'Aveno, anche da Gallarate, da Milano. Noi perché abbiamo preso la ferrovia nord, abbiamo cambiato all'Aveno Mombello sul Lago Maggiore. Sì, qui siamo sul Lago Maggiore. Sul Lago Maggiore. E siamo arrivati qui a Caldè, che è Castelveccana. 16 novembre 2017, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri, Urbex Vlog, Urbex Movis e Mauri Cannel. Benissimo, vi salutiamo, facciamo una panoramica. Un bel like alla nostra se potete, se volete. Fate un like, se potete, se volete, iscrivetevi ai nostri, canali. Canali, che perché comunque... Non hanno niente a quelli blasonati, comunque... Poi vi faremo vedere sempre cose meglio. Nuove. Facciamo del nostro meglio per cercare di farvi vedere posti nuovi, intrattenervi. Sì, insomma, per noi è una passione, che è una passione anche che ci mette anche a noi, ci fa scoprire anche posti... magari che non ci sospettavamo neanche. Comunque mettete un bel like e iscrivetevi se volete al nostro canale, ci fate un grande piacere, sì, e fate soprattutto crescere i nostri canali. Sotto i video metterò anche i link, quindi voi potrete cliccare
Poi tra l'altro più cresce un canale più è in vista, giustamente, e più insomma, YouTube insomma lo fa girare. Anche per lì. Quale motivo? Per l'arte. Per l'arte. È un validissimo. Ma soprattutto motivo. Anche le visualizzazioni sono importanti anche quelle. Comunque sì, noi pensiamo con questi urbex recenti, sia la fabbrica che anche soprattutto le fornaci di Caldè, di aver fatto dei buoni prodotti, delle buone esplorazioni. E migliorate anche, molto migliorate, molto studiate. Benissimo, bene. Saluto, vi auguro una bellissima serata, visto che siamo quasi al tramonto, su questo splendido lago, e vi do un appuntamento ai prossimi nostri prossimi urbi e al mio prossimo video sul mio canale. Ciao a tutti! Benissimo, allora, Anica. Il lago, fantastico, scendiamo sotto il sole, i monti, poi qui abbiamo la montagna sopra, l'urbex sotto, e vedete poi lì alle fornaci di Caldè, fornaci di Caldè, Castelveccana. Meditazione.